Ben ritrovati a What's New, la nostra rubrica settimanale dedicata alle uscite cinematografiche dei prossimi 7 giorni. Partiamo con le uscite previste per mercoledì 27 agosto, a partire da una vincente disaster movie. Parliamo infatti di Into the Storm, film diretto da Steven Quayle e interpretato da Richard Armitage, Sarah Wayne Callis, Jeremy Sumpter, Nathan Kris e Matt Walsh. La cittadina di Silverton viene colpita e devastata da una serie di spaventosi tornado. Tuttavia, a quanto affermano i meteorologi, sembra che l'uragano peggiore non si sia ancora abbattuto sulla città. E la notizia mette in allerta molti cacciatori di tifoni, pronti a spingersi contro il devastante evento alla ricerca dello scatto fotografico migliore. Emozionante e adrenalinico, Into the Storm è una pellicola tesa che offre uno sguardo estremo su uno degli spettacoli più devastanti e straordinari da parte di Madre Natura. E a proposito di film emozionanti, questa settimana arriva nelle sale anche Il Fuoco della Vendetta, thriller scritto e diretto da Scott Cooper e interpretato da Christian Bale, Zoe Saldana, Woody Harrelson, Casey Affleck e Willem Dafoe. La vita di Russell Bates è tutt'altro che semplice. Di giorno, infatti, è un operaio senza nessuna prospettiva di futuro in un'acciaieria locale. Di notte si prende cura del padre malato terminale. Suo fratello Rodney, reduce da una missione in Iraq, resta coinvolto in una delle più brutali organizzazioni criminali del nord-est degli Stati Uniti, che organizza incontri clandestini di lotta. Quando Rodney scompare misteriosamente, di fronte all'incapacità della polizia di fornire delle risposte credibili, Russell decide di mettersi personalmente alla ricerca del fratello, rischiando la vita pur di scoprire la verità. Presentato in concorso al Festival Internazionale del Film di Roma 2013, Il Fuoco della Vendetta è un film intenso caratterizzato da un eccellente cast. E a proposito di grandi attori, questa settimana arriva nelle sale una pellicola d'autore davvero importante. Parliamo di Mud, film scritto e diretto da Jeff Nichols e interpretato da due grandi premi Oscar. Parliamo infatti di Matthew McConaughey e Reese Witherspoon, ma anche da Michael Shannon, Sam Shepard e Sarah Paulson. Alice ha 14 anni e insieme al suo amico Neckbone si imbatte casualmente in un piccolo isolotto sul Mississippi, su cui vive Mud, un misterioso fuggitivo dal grilletto facile. Nonostante sulla testa di Mud pendano una taglia sostanziosa e un mandato di cattura, Alice si aggrappa a lui nel disperato tentativo di rifuggire le tensioni quotidiane della sua famiglia. Colpiti dalla storia che l'uomo racconta loro, Alice e Neckbone si impegnano con tutte le loro forze ad aiutarlo a rimettere in sesto una barca che gli permette di lasciare l'isola sano e salvo. Ma poco a poco le strane storie raccontate da Mud inizieranno a instillare dubbi e domande nei due ragazzi. Presentato in concorso al Festival del Cinema di Cannes del 2012, Mud è un film sofisticato e di grande impatto emotivo, riletto attraverso l'interpretazione di due grandi attori da Oscar e da due giovani e talentuosi interpreti. Tra le novità di questa settimana c'è anche Under the Skin, film fantascientifico diretto da Jonathan Glazer e interpretato da Scarlett Johansson, Paul Branigan, Robert Goodwin e Christoph Heydeck. Easterly è una misteriosa aliena che percorre autostrade deserte a caccia di prede umane, sfruttando la sua bellezza come esca. Durante la sua permanenza sulla Terra, Easterly avrà modo di conoscere e apprezzare la natura degli uomini e delle donne, mettendo in dubbio la propria identità e la sua origine aliena. Tratto dall'omonimo romanzo di Michel Faber, Under the Skin è un insolito film di fantascienza in cui ad assumere importanza è il percorso di formazione intrapreso dall'affascinante aliena nascosta sotto le mentite spoglie della seducente e dark Scarlett Johansson. Passiamo ad atmosfere decisamente più leggere con Quel momento imbarazzante, commedia scritta e diretta da Tom Gormican e interpretata da Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller, Michael B. Jordan e Edison Timlin. Tre migliori amici decidono di fare un patto, restare tutti single. Hanno infatti paura che eventuali relazioni sentimentali possano annullare le loro personalità e far cambiare il loro rapporto di amicizia. Ma proprio quando meno se lo aspettano, tre ragazze riusciranno a far cambiare loro idea. Pellicola d'esordio per Tom Gormican, Quel momento imbarazzante è una divertente commedia sentimentale che ruota attorno alla grande amicizia di tre giovani uomini, messa in discussione dal sentimento più intenso e più travolgente, l'amore.
Concludiamo la nostra rassegna di film al cinema con Planes 2, Missione Antincendio, film d'animazione diretto da Robert Gunaway. Quando l'ex aeroplano agricolo Dusty scopre di avere il motore danneggiato e di non poter più gareggiare, decide di unirsi alla squadra antincendio del Parco Nazionale di Piston Peak per salvarlo da un brutale incendio. Sequel di Planes e spin-off dei due capitoli di Cars, Planes 2 Missione Antincendio è un grazioso film d'animazione da godersi insieme a tutta la famiglia. Vi ricordiamo che su www.spaziofilm.it troverete tutte le news, le recensioni e i trailer dei film di cui abbiamo parlato oggi. L'appuntamento è come sempre per lunedì prossimo con il nostro What's New.